Donna Sandra Cane, torno a casa dal ristorante dove abbiamo fatto un tavolo oggi, due persone, venerdì, vedremo come va. Questo anno è cominciato non male di più, vedremo come va con un nuovo anno cinese, ma penso che avendo perso tutti gli stranieri e lavorando solo con i cinesi che vengono solo in festività e in occasioni particolari, sarà difficile recuperare. In ogni caso, adesso andiamo a casa. Oggi è una giornata di sole, ma come vedete l'inquinamento non scherza. In ogni caso, noi andiamo, a casa, schivando le buche e i pedoni in mezzo alla strada e le macchine che cambiano corsia in modo repentino. Guardate qua, guardate qua. Ovviamente non è che se le isolate si spostano, che vanno avanti per la loro strada senza problemi. Guardate il fenomeno che ha parcheggiato proprio al centro della carreggiata e gli altri fenomeni. Qua è una città di fenomeni. E il nostro amico Teste d'acciaio. È così, ragazzi, che posso dire, ho fatto tutta la notte a fare l'upgrade di un paio di sintetizzatori, e poi mi sono messo a lavorare sul Korg Mini Log. Questo si ferma, perciò non si capisce bene cosa bisogna fare. Sono stato fregato, vediamo se ci passo. Se come vedete, per fare 2 chilometri viene il mal di testa. Ecco qua, adesso quando arriveremo alla Little India sarà ancora peggio. Questo vola la valigia, guarda il cellulare. Sveglia la cellulare, però ha alzato la testa. La malattia del cellulare qua è una cosa incredibile. Non sempre il cellulare quando guidano in bici, a piedi, in macchina, è una roba assurda. Veramente avrò bisogno di auto che vanno da sole qua, perché in tutti gli anni si sono arricchiti, hanno preso i mezzi, ma imparare a guidare, le precedenze, il rispetto per gli altri in una strada non esiste. Ecco qua Little India, qua ovviamente quando guidano tendono sempre ad andare al centro della strada, perciò bisogna sempre stare attenti, non si sa se girano. Questo guarda il giro. Come vedete, il casco è obbligatorio, ma chi ha il casco è 1 su 1000, perciò anche qua dopo cadono, si spaccano la testa, è un casino. Senza freccia ovviamente, non serve, questo anche se c'è qualcuno dall'altra parte sorpassa lo stesso. È così, ragazzi, questo sarà per sempre. Andiamo qua, vedete quante macchinette elettriche, tutte queste trappole qua faranno 70-100 km con la carica e 8 ore di ricarica, perciò è roba da fare città, ok? Commuting, casa, lavoro e spese e basta. Viaggi non ne fate con questo.
anche perché se le caricate in casa non è che trovate tanti zone di, cioè vedete, non è che ci sono colonnine qua, zone di ricarica, specialmente nelle città del genere. Se dai, sicuramente sì, una città così indietro che investono solo in cose fallimentari è fatica, guarda questo, fatica a trovare delle agevolazioni del genere. Si carica in casa e al ristorante e posti così, io ho 3 punti di ricarica, no, 2 punti, uno al ristorante e uno nello studio che sto allestendo. Ragazzi miei, avete visto che spettacolo, la loop giornaliero, ma sopravvivenza anche per strada, è una giungla di macchinari. Quando c'è un camion, alzare le orecchie perché questi ti fanno la pelle. Guardate che disastro! E questo fa solo in 30. Pensate, per fortuna che non ho più, che ce l'ho ancora la moto, non la uso più perché è devastata. Durante il Covid l'ho mandata a aggiustare e invece di aggiustarla me l'hanno distrutta, me l'hanno fatta anche a sparire. Pagare 200 euro per la riparazione è tornata devastata. Siamo arrivati alla bidonville, come vedete, bidonville dove abitano solo poveracci, tra cui io, e parcheggiamo sto diabolico coupé, c'ho un mal di testa. Parcheggiamo il diabolico coupé in parcheggiato, facciamo subito la doccia nella maledetta doccia da film horror, e poi la doccia da film horror, e poi ce ne andiamo di nuovo al lavoro, sperando di fare 4 persone sera, perché male. Ci vediamo al prossimo video, ciao ciao, iscrivetevi.